Bentornati su Daily Mood, siamo con Stefania Rocca che oggi è stata premiata al premio alla 16ª edizione del premio Kineo come miglior talento italiano dell'anno. Allora, intanto ti chiederei di raccontarci un po' che effetto ti fa stare qui a Venezia e ritirare questo premio. È una grande emozione ritirare sempre i premi perché è un valore al tuo lavoro, un riconoscimento e soprattutto questo per me è importante perché la motivazione è fantastica, cioè la capacità di essere versatile, di aver fatto cinema indipendente, cinema big budget, che è quello che ho sempre cercato di fare, di variare i miei personaggi, di non giocare mai sul sicuro ma prendermi rischi anche con dei film indipendenti di ricerca che sono in qualche maniera la cosa che mi ha dato tanto e quindi sono molto contenta. Ringrazio tutti i registi che mi hanno dato questa possibilità perché senza di loro non ci sarebbe stato il mio personaggio, la mia capacità di trasformarmi, quindi da Carlo Verdone a Riccardo Milani a Cristina Comencini, Salvatores, Giorgio Treves, insomma ce ne sono tanti da internazionali come Nento Minghella, Tom Tweaker, Abel Ferrara, insomma mi hanno dato tanto e mi hanno dato la possibilità proprio di trasformarmi che è il gioco che preferisco del mio mestiere. Senti, tu hai lavorato con i più grandi artisti del cinema, se dovessi scegliere un partner ideale quale sarebbe? Tutti, io farei un film con tutti, farei un film corale con tutti, ho lavorato benissimo con tutti, sono una persona che ama comunicare, entrare in contatto con diverse personalità, sono una persona curiosa, quindi lavorare con dei attori o registi di diverse personalità è importantissimo perché hai la capacità di metterti in gioco su altre prospettive diverse che sono poi la prospettiva del regista col quale tu devi collaborare e degli altri attori, quindi ho un grandissimo rapporto con tutti, da Paola Cortellesi a Alessio Boni, a Francesca Cavallin, a Kate Blanchett che ieri l'ho incontrata e mi ha abbracciato calorosamente, con la quale ho fatto due film, Salma Hayek che ho incontrato ieri mi ha abbracciato calorosamente ed è stata veramente una grande emozione perché poi con Salma abbiamo fatto un film a Venezia, quindi ritrovarci a Venezia è stato molto molto bello. Venezia è un posto meraviglioso che a me regala sempre tanto, quindi spero di poterci ritornare ogni anno. Dove ti rivedremo prossimamente? Prossimamente, dopo il film sono tornato, adesso sto facendo teatro, sto facendo uno spettacolo di Luciano Melchionna che si chiama Squalificati, che è un po' una partita a scacchi tra giornalismo, e quindi mass media e potere politico. È questa partita a scacchi dove questi personaggi, che sono tre, cercano appunto di difendere il loro territorio, io, il mio pubblico e la politica, i loro voti. Ed è uno spettacolo molto molto interessante e sono anche in teatro con un altro spettacolo più legato alla musica che è Esercizi di stile di Kino, dove interpreto in 96 modi diversi, quindi 96 personalità diverse, questo piccolo testo di Kino, questa piccola storia che in realtà non è la storia ma è un pretesto per raccontarla da diverse prospettive, quindi continuo la mia ricerca su vari personaggi. Grazie mille, un saluto per i lettori di Daily Mood. Vi saluto tanto e vi aspetto a Otranto, so anche tra l'altro, siccome non ho niente da fare oltre a essere la mamma, sto organizzando come direzione artistica un festival di cinema, ma non solo, a Otranto, che si chiama Community Edition, dal 10 al 16 settembre, dove ci sarà cinema, musica e l'idea è proprio di, anche qui vedi non mi smento mai, di unire diverse community e avere la possibilità di interagire e aprire diciamo i nostri orizzonti a community diverse. Allora, in bocca al lupo e ti seguiremo anche in questa nuova avventura. Assolutamente, grazie mille. Grazie. Ciao.